Bentrovati a voi tutti ad una nuova eh, puntata della Voce delle Istituzioni. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio quest'oggi Luigi Pais dei Mori, che è il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno, che saluto e ringrazio per la disponibilità, e anche Presidente regionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Veneto, nonché Consigliere nazionale. Quindi insomma abbiamo modo eh, davvero, Presidente, di toccare tanti temi a ampio respiro che riguardano proprio le professioni infermieristiche. Ben trovato Pais dei Mori. Grazie, grazie a voi.

Partiamo con una visione ovviamente sulla provincia di Belluno. Giochiamo in casa. Eh, le chiedo come sempre: eh, lei, che ha le informazioni proprio eh, di prima mano, una situazione innanzitutto su quella che è l'emergenza coronavirus, il punto di vista della, della situazione eh, dal, del suo osservatorio. Certo, chiaramente il mio attualmente è un osservatorio esterno, anche se diciamo da un certo punto di vista privilegiato. Eh, sicuramente c'è un grosso impegno, da quanto leggo, da quanto vedo, da parte del Dipartimento di Prevenzione per un grosso focolato. Che c'è stato di rientro eh, dalla parte balcanica, per cui immagino l'impegno. Eh, risulta peraltro che il, la pressione sull'ospedale, da un punto di vista sia dei ricoveri covid ordinari sia da un punto di vista delle terapie intensive, sia comunque sotto controllo. Quindi, questo è il dato positivo che ci rafforza nella convinzione che la vaccinazione è la chiave per uscire da questo tipo di problematica. I eh, professionisti che lei rappresenta in questo momento sono impegnati su vari fronti, ovviamente per far eh, fronteggiare appunto questi. Questa, questa emergenza. Sì, assolutamente sì, eh, il dipartimento di prevenzione è stato un po' il cuore e la regia di tutto questo, di questo aspetto. Non dimentichiamoci chiaramente dei tanti colleghi che tutt'ora eh, stanno, si stanno impegnando in maniera assolutamente importante all'interno delle aree di degenza, le aree di degenza Covid e nei servizi per tutte le prestazioni che devono chiaramente essere recuperate in quanto eh, rimaste un attimino in secondo piano purtroppo, ma necessariamente rispetto all'emergenza Covid. E quello che stiamo attraversando per tutti di Diciamo è un periodo difficile ormai, insomma, questa pandemia si trascina da mesi e mesi, eh, però eh, gli operatori sanitari, insomma, coloro che eh, vivono proprio sul campo, che vedono questa emergenza eh, tutti i giorni, insomma, eh, purtroppo è un, insomma, davvero difficile anche dal punto di vista lavorativo: le pressioni, la tensione che comunque va affrontata. No? Certo, la parte buona è che eh, differentemente dall'inizio abbiamo molti più strumenti ma anche molte più conoscenze. Quindi si affronta. Le cose con un minimo di più eh, serenità e consapevolezza, serenità che deriva dalla consapevolezza. Chiaramente eh, importante è stata l'iniezione dei professionisti sanitari all'interno del sistema. A livello italiano si stima che siano stati assunti più di 80.000 persone, più di 80.000 professionisti sanitari per affrontare l'emergenza Covid. Chiaramente, questo, in un'ottica di eh, numero di professionisti sanitari determinato e ahimè eh, contratto rispetto a, che, a quelle che sono le esigenze del sistema sanitario degli ultimi anni, ha determinato un depauperamento in altre zone. Quindi, c'è stato un travaso. Di Professionisti da altre zone. In ambito sanitario eh, è molto risicata la disoccupazione professionale, per cui appunto c'è stato necessariamente questo travaso di professionisti da qualche setting ad altri setting assistenziali. Senta, eh, Presidente, dobbiamo ricordare eh, una questione dolente, appunto, che vi tocca da vicino, anche quella delle, eh, delle sospensioni per gli operatori sanitari che eh, inadempienti a quello che è un obbligo per la vaccinazione, per, per voi appunto, per la sì. vostra categoria. Sappiamo che, eh, parlando in generale di operatori sanitari, quindi non solo infermieri ma un po' eh, tutti gli operatori, quindi medici e quant'altro, eh, sono ormai oltre 15 quelli che sono stati sospesi in provincia di Belluno, Dall'Us, Dolomiti. Ci sono degli infermieri anche? Sì, tra questi sanitari ci sono otto infermieri, otto eh, infermieri che sono stati sospesi in ossequio a quanto previsto dal DL 44-2021, poi trasformato nella legge 76-2021. L'ordine in, in questo contesto, per quanto prevede la norma, recepisce l'atto di sospensione che viene determinato dall'Ulsa attraverso un'apposita commissione che valuta caso per, per caso, in modo approfondito, quali sono le motivazioni e se ci sono delle motivazioni previste per norma, anche per cui una persona può eh, dilazionare la vaccinazione o addirittura ometterla. Chiaramente eh, il nostro ruolo è un ruolo di eh, vigilanza, diciamo così, professionale, non solo per i dipendenti pubblici, per cui l'azienda provvede. Anche direttamente, ma anche per i dipendenti privati ed anche per i liberi professionisti. Per cui l'ordine che detiene questa funzione di garanzia pubblica del cittadino eh, recepisce l'atto di accertamento e sospende il professionista dall'esercizio professionale. E, diciamo attualmente, se dovessimo fare una fotografia eh, della vostra realtà, dell'ordine provinciale, eh, da quanti diciamo così, professionisti è composto e eh, se ci sono delle carenze, ne abbiamo parlato in più occasioni, Presidente, questo è un tema su cui insomma è molto bisogna battere no? anche a livello politico per cercare di trovare delle soluzioni. Certo, l'Ordine delle professioni infermieristiche di Ghibelluno comprende circa 2.000 professionisti tra infermieri e infermieri pediatrici, perché l'Ordine appunto comprende tutte e due le, eh, le realtà. Eh, il tema delle carenze è un tema estremamente interessante, in quanto eh, bisogna sempre ricondurre il ragionamento a carente rispetto a cosa? Rispetto a degli standard, rispetto a una visione, una visione politica, una visione di necessità, di bisogno del cittadino. Questo è un tema estremamente importante, soprattutto in questo momento storico in cui... Oltre alla percezione, diciamo così, o alla volontà politica, possiamo dire di cambiare le cose, c'è anche una spinta economica molto importante. Il PNRR è un, uno strumento fondamentale per mettere in atto alcune delle volontà che sono state espresse da decenni, almeno per quanto riguarda le professioni sanitarie, almeno per la professione che rappresento, relativamente a un cambio di visione, per esempio, nell'ambito dell'anziano. C'è sempre stata una grossa eh, cultura della residenzialità, almeno nella nostra provincia, quindi nelle case di riposo, con tutti i limiti che nel tempo questo è stato evidenziato, questo si è, è potuto evidenziare. Quantomeno nell'ambito della sostenibilità per quanto riguarda non solo la struttura, che sono enti da, da, dalle nostre parti, non ci sono enti privati privati che eh, fanno assistenza for profit, ma dal punto di vista della sostenibilità della struttura, ma dal punto di vista anche della sostenibilità da parte della famiglia, dell'utente stesso. Il sistema che conosciamo attualmente. Lavora su standard di personale che sono di oltre 20 anni fa, dove la popolazione anziana era una popolazione completamente diversa all'interno delle case di riposo. La parte assistenziale della domiciliarietà l'altra anima dell'assistenza territoriale. È sempre stata un po' relegata alla cenerentola di questo ragionamento. E invece la spinta che vogliamo dare non solo da un punto di vista di politica professionale, ovviamente noi non facciamo politica in senso stretto, ma per quanto riguarda l'assistenza ai bisogni del cittadino, eh, deve ricomprendere necessariamente una rivisitazione della parte domiciliare, che deve far parte di un percorso unico, dove la residenzialità, la casa di riposo, può essere un'alternativa in determinate circostanze, ma può anche non essere, perché l'assistenza domiciliare è più che sufficiente a sopperire ai bisogni della famiglia, cittadino anche nelle situazioni più difficili. Questo significa investire molto sia in termini di personale sia in termini anche economici, chiaramente, può significare anche ricomprendere questo aspetto nella totale gestione da un punto di vista pubblico. Anche la gestione delle case di riposo, il grosso tema del personale, della migrazione del personale che passa dalle case di riposo al pubblico a Tante leve, ha tante motivazioni. Sì. Eccoci, ci fa qualche esempio? Beh, diciamo la motivazione più semplice, che vi salta un po' agli occhi di tutti, può essere la motivazione economica. I contratti sono diversi, non solo dal punto di vista economico, ma anche di altre caratteristiche contrattuali. Questa leva è stata livellata per molti aspetti perché ovviamente le strutture avendo grossa necessità di, di personale che per, per poter produrre assistenza per non chiudere posti, eh, di, posti letto e quindi mancare al, ai bisogni del cittadino ha eh, messo mano al portafoglio diciamo, e livellato la parte economica non è l'unica leva noi continuiamo a dirlo eh, le prospettive di carriera sono una parte interessante l'infermiere che migra verso il pubblico migra per una questione di sicurezza ma migra anche per una questione di professionalità di avere setting assistenziali diversi, di avere possibilità di carriera diverse. Allora, questo è un ragionamento che vorremmo fare non solo con le strutture, ma che vogliamo fare anche con la Regione Veneto, su cui stiamo aspettando a breve una convocazione, proprio per discutere delle tematiche emergenziali per uscire da questo momento di crisi. Quindi, al di là di quella che è la problematica eh, della situazione attuale legata al coronavirus, però, diciamo eh, questo ha fatto emergere ancor più quelli che sono i bisogni della categoria. Certo, io continuo a pensare pervicacemente che la, la pandemia è stato un evidenziatore, ha semplicemente accelerato un processo che era già in atto e che molte volte è stato messo in discussione. Per cui eh, avere delle soluzioni emergenziali è necessario per affrontare il periodo emergenziale ma dobbiamo pensare anche in un'ottica di medio e lungo termine perché deve essere rimaneggiato il sistema sanitario da un punto di vista ospedaliero, non solo con l'emissione di nuove tecnologie, di nuove potenzialità che ovviamente eh, ci offre la tecnologia, certo. ma anche con la revisione di modelli organizzativi, di percorsi di carriera in modo da rendere attrattive queste professioni sanitarie. Comincia a essere difficoltosa anche la professione sanitaria del medico, ci sono medici che che non vogliono fare determinate specialità perché è rischioso, perché l'impegno è importante, perché il sistema non offre tutto quello che la, la, le persone pensano, per cui eh, onde evitare di avere defezioni anche di professionisti importanti o comunque eh, disaffezioni, questo è un altro tema importante dei professionisti che non hanno più voglia di esercitare una professione su cui hanno investito molto anche in termini di studio, bisogna eh, rimaneggiare completamente il sistema in un'ottica di visione più ampia, soprattutto prospettica. Certo, ovviamente in tutto questo, presidente, eh, dobbiamo tener conto che noi siamo in un territorio anche particolare di per sé, quindi territorio montano certo. con tutto quello che significa abitare in un territorio montano questo è un aggravante se vogliamo nella questione eh, eh, ma è un aggravante che deve darci ulteriore stimolo a trovare soluzioni efficaci, non solo soluzioni che siano eh, belle da leggere, belle da vedere o politicamente accattivanti ma devono essere soluzioni efficaci, soprattutto per le terre alte, per evitare lo spopolamento della montagna, per evitare per, per, girerei anche il, il concetto per garantire il diritto delle persone a stare nei posti dove vogliono stare, perché sono persone che hanno il diritto di avere salute e ad avere servizi efficaci i discorsi che abbiamo fatto, presidente, eh, si accompagnano a tutto quello che è il tema della formazione. Lei coordina coordinava proprio il gruppo di lavoro che adesso ha eh, terminato la sua attività di recente per quanto riguarda la possibilità di trovare delle soluzioni, delle proposte per eh, diciamo così eh, aumentare in qualche modo fortificare, mi da dire, l'aspetto della formazione. Sì, questo è un tema eh, interessantissimo che rientra nell'ambito delle soluzioni emergenziali, ma anche quelle di medio lungo periodo. Eh, Abbiamo istituito un gruppo di lavoro di professionisti che lavorano a vari livelli all'interno dei setting assistenziali della residenzialità geriatrica, ma non solo, eh, per cui eh, abbiamo. Scoperchiato i nervi, diciamo. Abbiamo cercato di sollevare le, le, le problematiche per cercare di fare un quadro di sistema e di eh, vedere, in un'ottica di prospettive, soprattutto di soluzioni praticabili, efficaci, quali possono essere le soluzioni da proporre alla regione. Il tutto nasce dalla, eh, dalla carenza chiaramente del, del personale sanitario, non solo infermieristico, ma anche dalla soluzione che aveva proposto la regione con la DGR 405 della specializzazione dell'operatore sociosanitario. Ecco, su questo appunto anche. Su questo fronte ci sono degli aggiornamenti? Sì, eh, ci sono degli aggiornamenti, nel senso che c'è stata una sentenza del TAR del Veneto che ha bloccato questo, la, la, la delibera, quindi ha bloccato la possibilità di fare formazione nell'immediato. La Regione ha fatto ricorso su, questo, su questa sospensiva al Consiglio di Stato e anche il Consiglio di Stato ha dato ragione a noi, agli ordini di protezione infermieristica del Veneto e alla Federazione Nazionale, relativamente a questo tipo di questione. Noi non siamo contrari, anzi pensiamo che l'evoluzione della figura dell'operatore socio-sanitario è una delle chiavi per poter cambiare il sistema, rimaneggiare il sistema come abbiamo visto prima. Chiaramente, però, in un'ottica di chiara responsabilità. La norma attribuisce all'infermiere la responsabilità dell'assistenza e quindi la governance dell'assistenza, il governo dell'assistenza, la regia dell'assistenza deve rimanere in capo all'infermiere. Diversa rispetto a quello che era previsto dalla normativa che si diceva prima. Senta Presidente, ancora un paio di temi perché il nostro tempo corre veloce. Il Comitato Etico per la Pratica Clinica è stato di recente rinnovato dalla nostra ULS Dolomiti, troviamo degli infermieri coinvolti. Sì, eh, non è una novità, nel senso che già precedentemente il Comitato Etico aveva ricompreso nel suo, nel suo organismo anche delle, degli infermieri e delle professionalità infermieristiche, ed è giusto che sia così, in quanto la bioetica per sua natura è multidisciplinare, anche le finalità del Comitato Etico sono risultanze che derivano da più visioni diverse, d'angolature diverse, per cui bene, benissimo che ci sia stata questa cosa, personalmente sono stato molto contento delle nomine che sono state fatte perché sono persone professionisti di, di rilievo. Eccoci di ci di ricorda capacità. brevemente, Presidente, il ruolo appunto di questo Comitato, magari anche per i cittadini che, che non conoscessero da vicino diciamo, questa realtà? Chiaro, eh, il, il Comitato ha un ruolo estremamente importante, è un ruolo consultivo che deve... Eh, Com, deve comprendere la problematica, di solito sono problematiche piuttosto importanti, piuttosto gravi, eh, nell'ottica del miglior beneficio per quanto riguarda la persona assistita, in un'ottica su, 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 su cui si basano i principi etici, appunto di giustizia, di beneficenza e di non maleficenza e di equità. Per cui, eh, il caso diciamo così più eclatante che immagino sia all'attenzione massima del Comitato Etico Attuale riguarda eh, la ragazza in stato vegetativo permanente su cui bisognerà prendere una, una decisione o comunque, eh, Dare una, un parere assolutamente importante. Sono pareri eh, non vincolanti quelli del comitato etico, ma sono pareri estremamente importanti per poter prendere le giuste decisioni che debbano essere, appunto, in un'ottica di beneficenza, soprattutto per eh, il maggior vantaggio della persona assistita che si trova in condizioni così importanti. Insomma. E quindi vediamo le varie professionalità coinvolte. Abbiamo 30 secondi, Presidente, per un'ultima domanda, ricordando appunto anche il suo ruolo eh, di carattere nazionale regionale, dicevamo un progetto interessante che vede eh, protagonista la vostra federazione è quello, eh, il progetto di ricerca dell'Università di Bari sulla violenza e sulle forme di tutela tra i professionisti della salute. Anche Belluno è in qualche modo coinvolta? Sì, noi avevamo fatto una, una campagna di, di, di sensibilizzazione rispetto alla violenza contro gli operatori sanitari, la campagna rispetto a chi ti aiuta che vede ancora i, i poster all'interno delle unità operative del pronto soccorso, abbiamo fatto un incontro anche con la, la loro direzione generale a cui avevamo proposto un osservatorio per cercare di capire e comprendere meglio il fenomeno, abbiamo fatto un corso di sensibilizzazione con il dottor Picozzi, il criminologo, per cercare appunto di allargare anche le possibilità di intervento del singolo professionista rispetto a queste questioni. Purtroppo, quindi attuali. uno dei tanti temi ecco, che riguardano proprio la, la professione. Presidente, il nostro tempo è finito, io devo salutarla, ma la ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente ci ritroveremo prossimamente. Grazie ancora, a Paes dei Mori. Grazie a voi, grazie davvero. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci!